Continua la triste telenovela ArcelorMittal, ora alcuni reparti vengono chiusi, quindi con riduzione del personale, addirittura le comunicazioni ad alcuni lavoratori che non lavoreranno più, almeno penso in cassa integrazione o in altre forme, vengono fatte queste comunicazioni via telefono, cosa incredibile. In tutto questo è chiaro che è evidente l'idea, oramai la volontà di ArcelorMittal di tagliare la corda e di andare via prima di novembre. In questa situazione si staglia la figura della Morselli, presidente e amministratore delegato. Pare che voglia riciclarsi con la nuova Ilva, ove mai vi fossero Arvedi e Invitalia. Sta di fatto però che, ripeto, lo stabilimento è allo sbando, ripeto, un taglio di produzione inimmaginabile, ma questi sospetti sulla volontà di ArcelorMittal di andar via li avevamo già avuti in un recentissimo passato, ne avevamo parlato con Francesco Rizzo, che è qui presente al mio fianco, per così inquadrare questa situazione. Diciamo che è stato un fulmine a ciel sereno vedere questa riduzione di produzione di personale. Probabilmente è stata una risposta anche al prestito, pare che ArcelorMittal aveva chiesto una linea di credito di 400 milioni, un prestito con garanzia dello Stato, che lo Stato non ha, come dire, inteso sottoscrivere, almeno da quello che gira su alcuni giornali nazionali. Sulla volontà di Arcelor, la volontà dall'inizio è stata quella di andare via e di andare via lasciando le macerie a Taranto, creando tra l'altro, distruggendo tutto il tessuto industriale, quindi buttando lo scompiglio tra le maestranze. Infatti gli atteggiamenti, come dire, provocatori, gli atteggiamenti terroristici continuano. C'è un'azienda che a un certo punto cambia passo, sostituiscono Metti Ugello con la Lucia Morselli. Ci spiegano tra l'altro che la Morselli è stata messa lì perché, essendo italiana, conosce meglio i meccanismi nostrani. A un certo punto le relazioni che precipitano completamente, perché ad oggi, non lo dico solo io, non ci sono più relazioni sindacali. C'è un continuo attacco ai diritti dei lavoratori. Un accanimento, se ne dirà. Sì, io credo che siamo andati anche oltre, perché non ricordo neanche con i Riva una fase di questo tipo. Cioè, penso in tutta onestà che ci sia veramente qualcosa che non vada nella testa di qualcuno. Ecco, lei, Rizzo, provocatoriamente, c'è stato un comunicato di USB, quale recitava, sembra la Morselli scappata da un centro di igiene mentale. So che lei ha una particolare passione per la psicologia, ma questi comportamenti della Morselli finalizzati a colpire, a distruggere, ad annientare, proprio a schiacciare il dipendente, no? Sottometterlo completamente per un gusto sadico, quale retroterra psicologico potrebbero avere? Ma di solito è sintomo di persone che hanno grandi frustrazioni mai sopite. Io in tutta onestà lo dico seriamente. Non è una battuta quello che ho detto sul comunicato stampa, io penso che siamo di fronte ad una persona che ha grossi problemi psicologici. Tra l'altro io ho il coraggio di dirlo, no? Ma lo pensano un po' tutti, cioè in questi mesi nei corridoi del Ministero e fra tantissime personalità, anche istituzionali, io ho notato che quando si parla della Morselli, diciamo, il 90% di queste persone che con la Morselli hanno avuto a che fare continuano a dire quella è matta. No? E il comportamento, come dire, che lei sta avendo va a riconfermare, come dire, quello che io penso, cioè che siamo di fronte a una persona frustrata che a un certo punto, come dire, scarica la sua rabbia sulle persone in difesa. Cioè, tra l'altro, la frustrazione poi comporta anche la vigliaccheria, no? Perché tu non te la prendi con gente che è al tuo livello, tu te la prendi con gente che non si può difendere. Cioè, e da qui si capisce. Licenziare il dipendente, l'operaio, perché ha messo un posto su Facebook. No, guarda, abbiamo perso il conto dei licenziamenti, perché anche qua sfatiamo un tabù. Qui non è che sono stati licenziati i due lavoratori dell'USB, compreso il delegato, e un terzo e basta. Cioè qui abbiamo decine di licenziamenti. Ormai si sta sparando nel mucchio. Ecco, l'immagine
una mitragliatrice puntata sui dipendenti Ilva e le pallottole che arrivano indistintamente, cioè abbiamo di tutto. Andiamo dall'avvocato che ha vissuto, che aveva le relazioni con tutte le istituzioni all'interno della direzione, che è stato buttato via per un motivo dal mio punto di vista ridicolo, passando per il tecnico che viene accusato di aver fatto una cosa che non ha fatto, passando per il lavoratore che viene accusato di aver registrato un video che non ha registrato, cioè siamo al paradosso più assoluto. C'è, come dire, un clima di terrore. Dice, non ci sono le mascherine, fuori, licenziato. Sì, allora guarda, il paradosso è proprio questo. Io credo che stiamo vivendo una fase, la prima volta che accade nella storia di quella fabbrica, stiamo vivendo una fase in cui, e di questo sono spaventato, e più volte ho tentato, come, di trasmettere tutto ciò agli enti competenti, alle persone che hanno, anche l'altra sera ho scritto un messaggio a Patuanelli. Qui non si tratta più di una contrapposizione fra una multinazionale, cioè qui il metodo Morselli è un metodo che praticamente interviene direttamente sulle persone, che io più volte ho detto sta distruggendo decine di famiglie, perché è quello che sta avvenendo. Siamo arrivati al punto che gli operai moderati, quelli che storicamente hanno sempre fatto la loro parte con tanta dignità, sono andati a lavorare, non hanno mai creato problemi, sono entrati in quella fabbrica, cioè, ecco, esempio del dipendente modello, diciamo, perfetto, stanno esprimendo, come dire, in questo momento tanta rabbia che sfocia spesso anche nell'odio nei confronti di una gestione che a un certo punto è una gestione che secondo noi va molto al di fuori delle regole. Non c'è più nessuna comunicazione, però non c'è nulla. Tu ti alzi la mattina, entri in quella fabbrica e corri il rischio, hai l'impressione di essere uno di quelli che può essere colpito da questa pallottola che viene sparato dal mitragliatore della Morselli. Cosa la Morselli di impunità presso le istituzioni? Perché questa si è presa beffa del prefetto, l'atteggiamento, lo stato di frustrazione, come dicevo prima, lo stato di frustrazione comporta due cose. Una sensazione di impotenza, che è un po' quella, e da lì si spiega l'atteggiamento, diciamo, che lei ha anche con le istituzioni, non lo voglio ricordare. Cioè, la gestione Morselli è quella che va dal prefetto, da sua eccellenza il prefetto, quindi la massima autorità presente sul territorio, e dice a un certo punto non possiamo marciare con meno di 3.500 lavoratori e non possiamo andare sotto 8.500 tonnellate di ghisa, perché avremo problemi di incidente rilevante e avremo problemi gravi per la sicurezza degli impianti. Ok? A distanza di 20 giorni si smentiscono loro stessi, perché abbassano la produzione di ghisa a meno di 7.500 tonnellate e riducono il numero dei dipendenti diretti, che prima non volevano ridurre perché dicevano, anzi imputavano al prefetto che la non commercializzazione avrebbe comportato, come dire, un danno economico. A un certo punto invece riducono il numero dei dipendenti a meno di 2.000, perché è quello grosso modo la cifra, con un metodo anche qua tutto particolare. Convocano i sindacati per dire guarda che quei reparti che dovevano riaprire non riaprono più, e a un certo punto poi scopriamo dalle telefonate dei lavoratori che i lavoratori vengono messi in cassa integrazione con una telefonata, andando a vedere sul portale con la lettera che gli sta apparendo. Cioè una situazione veramente assurda, che è frutto di un disegno sadico, cioè quello di alzare i toni quasi quasi nella speranza che ci sia una rivolta che poi possa giustificare la fuoriuscita di ArcelorMittal. Ecco perché dico, cioè, che attenzione, nelle condizioni della Morselli, quando io dico che sta persona, come dire, è da tenere lontana, è perché dal mio punto di vista non è una persona che ragiona in maniera normale. Se vi fosse una nuova IVA con la partecipazione statale di Invitalia, con una partecipazione privata almeno di Arvedi, la Morselli si riciclerebbe. Allora, un soggetto che stava nella cordata di Arvedi contro ArcelorMittal, poi fa il salto della quaglia e diventa l'amministratore delegato di ArcelorMittal, ora ArcelorMittal sta per andare via, però la Morselli potrebbe entrare in una nuova IVA. Cioè un personaggio, come allora, dire, due cose. È un personaggio inarrestabile. Due cose. Uno, sappiamo per certo che, come dire, Arcelor sta mettendo in campo tutta una serie di azioni che mirano a fare che cosa? A non uscire 500 milioni di euro, ad andare via, a non pagare i canoni d'affitto che sono già stati dimezzati, tra l'altro tentando poi di infocare il territorio con tutte queste azioni che stanno mettendo in campo. Due, il ruolo della Morselli. Diciamo che circolano voci insistenti che la Morselli sta tentando di riciclarsi
per essere alla guida della cordata che a partire da novembre o forse anche prima, a guida diciamo statale con capitale pubblico, dovrebbe gestire la fabbrica. La dico così in maniera chiara, così andiamo a scanso di equivoci. Noi non vogliamo né Mittal né la Morselli. Mittal se ne deve andare, si mette sotto braccio la Morselli, se la porta in India, in Turchia e magari la mette lì in qualche campo abbandonato, ma così può dare libero sfogo alle proprie frustrazioni. A Taranto non era ben voluta, perché a Taranto sta danneggiando, sta rovinando decine e decine di famiglie locali. Io veramente stamattina volevo riprendere, sono stato a colloquio con alcuni lavoratori, che tra l'altro, come dicevi tu prima, lavoratori modello pacifici, e io ho notato, come dire, ecco, nelle loro parole un senso di paura, perché hanno paura di parlare visto il clima si è generato, ma tantissima rabbia nei confronti di una società e di un amministratore che sta mettendo in campo il peggio del peggio, cioè stanno facendo di tutto per farsi odiare. Quindi uno schema predefinito in tutto ciò. Il problema qual è l'assenza del governo, perché un governo serio sarebbe intervenuta prendendo la signora per le orecchie e dicendogli ora basta, stop. E invece sembra quasi, come dire, che lei abbia, come dire, campo libero e sfrutti, come dire, questa debolezza del governo. Poi sappiamo che sta tentando, come dire, di riciclarsi, ma per noi, la dico così, la Morselli è no. Ne approfitto, lanceremo un referendum con una modalità tra l'altro rivoluzionaria per evitare che loro possano poi attaccare i lavoratori, perché no, dal punto di vista della democrazia, certo, dal punto di vista della democrazia la Morselli va a scuola, non puoi parlare, cioè se parli devi parlare solo bene della società, perché se parli male ti butto fuori, anzi se osi solo guardarmi, e questo è il messaggio che sta facendo passare. Stiamo lanciando tramite la nostra pagina Facebook di USB un referendum che poi blindato, quindi i lavoratori potranno tranquillamente votare con una modalità che spiegheremo successivamente, i dati li avremo solamente noi, quindi non saranno pubblici, e una delle domande tra l'altro è quella proprio sulla Morselli, se i lavoratori vedrebbero di buon gusto alla guida dell'eventuale nuova società la Morselli. Mi sembra una domanda. ti dico che probabilmente i no saranno in percentuale più alti rispetto all'eventuale domanda che potremmo fare se gradirebbero la permanenza di Mittal a Taranto, cioè per dirti che clima ha creato all'interno di questa città. Bene, Rizzo, per concludere, gli ultimi giorni sono stati molto infuocati, abbiamo visto l'USB impegnata anche organizzazioni sindacali proprio per questa situazione di emergenza. Quali saranno i successivi passi? Perché ormai qui si sta, come dire, tagliando sempre più un albero, spogliando di tutti i rami. E sta avvenendo quello che abbiamo denunciato. Tra l'altro, diciamo, lo ricordo a me stesso, anche su Eccellenza e Prefetto abbiamo detto: guardate, che stiamo assistendo ad un'escalation già scritta di azioni che porteranno prima o poi, purtroppo, come dire, a un punto di non ritorno. Questione appalto, piano piano chiudo il rubinetto, e noi avevamo indicato questo periodo come il periodo di inizio estate, come il periodo in cui avrebbero accelerato in questa dinamica, e sta avvenendo. Licenziamenti, idem, lavoriaia, sospesi, sicurezza sugli impianti, inesistente. Cioè questa è la condizione. Cioè noi siamo arrivati, credo, al punto più basso della storia di quella fabbrica. Oggi il paradosso qual è? Che si sta compiendo, purtroppo, la peggiore delle ipotesi che veniva messa in campo negli anni precedenti. Cioè noi rischiamo di avere una fabbrica che collassa, quindi non avremo neanche la possibilità poi di andare eventualmente a programmare un futuro con o senza Ilva, a prescindere dalle posizioni, tu lo sai che noi siamo per la programmazione di un futuro senza Ilva, ma questa possibilità non ce l'avremo più perché stanno accelerando e da quanto ci raccontano i tecnici i danni impiantistici rischiano di diventare seri, quindi anche dal punto di vista della sicurezza è il rischio di incidente rilevante che aumenta, in una condizione in cui, ecco, anche là, l'unico elemento che dovrebbe intervenire ancora non lo fa ed è il governo, e a un certo punto, come dire, anche a me viene il dubbio serio che il governo sia disinteressato rispetto a quello che sta accadendo a Taranto. In un'altra regione d'Italia, in un'altra provincia d'Italia, probabilmente rispetto a determinati atteggiamenti, rispetto a determinate situazioni... Sarebbe stata la rivolta. Ma, guarda, immagina se fosse successo in Lombardia. O in Veneto. Perfetto, che sono. Io credo che lì avremmo avuto l'attenzione di tutti i partiti nazionali, di maggioranza e opposizione. Qui accade a Taranto,
purtroppo una città che è fortemente condizionata dalla presenza industriale sul territorio, sia dal punto di vista dell'impatto ambientale che è pesantissimo, ma anche e soprattutto da parte economico, e la politica, come dire, quasi fa finta che non sta avvenendo nulla. Io credo che le prossime giornate, non settimane, saranno molto molto particolari, e il rischio che se non si interviene scoppi la protesta, che addirittura potrà essere più feroce di quella che è scoppiata qualche anno fa, quando ci fu, come dire, la notizia shock del sequestro dell'Ilva.